Gela a Nocerina, partita di fine stagione per i Molossi, invece partita decisiva per il Gela allo stadio Presti. La formazione siciliana cerca i punti per conquistare la salvezza aritmetica. La Nocerina, nonostante sia già in Serie B, è comunque seguita da un centinaio di tifosi e subito al terzo minuto traversone dalla destra, colpo di testa di incrociare di Galizia, in vantaggio la formazione di Auteri che torna in panchina dopo una settimana di stop per squalifica. Ancora Nocerina, squadra largamente rimaneggiata. Oggi Petrilli va alla conclusione destro alto, reagisce la formazione siciliana, grande parata di Amabile che festeggia bene dunque la nascita della piccola Giorgia, nata in settimana con questa paratissima. Il capitano Cavallaro dalla sinistra, la punizione velenosa con il portiere Nordi che riesce a deviare. Il Gela ora in maglia bianca-azzurra, un colpo di testa che però assolutamente finisce alto sopra la traversa e non impensierisce Amabile. Attenzione, Petrilli prova con il sinistro, palo clamoroso di Petrilli, la palla che per poco non si insacca, vicino al raddoppio la Nocerina, ma reagisce anche la formazione di casa che perviene al pareggio con il gol di Scopelliti al primo minuto di recupero. Festeggiano in tribuna dello stadio Presti i tifosi di casa, pareggio dunque del Gela, si va al secondo tempo, conclusione di sinistro molto bella e poi davanti alla porta si mangia un gol clamoroso docente. Ancora Gela, vediamo, c'è un errore difensivo della Nocerina, conclusione che finisce alta da parte di Docente. Ancora il Gela sulla sinistra, pallone in mezzo, rete, rete di Cunzi, dunque passa la formazione siciliana a mezz'ora del secondo tempo. Ci prova la Nocerina a non perdere questa partita, ma Nordi è insuperabile, 2-1 per il Gela che si salva, per la Nocerina era una partita simbolica.